Ciao amici, benvenuti nella mia cucina e sul mio canale YouTube. Ora voglio fare un filone con questa farina Senature Cappelli, quindi una farina di grani antichi di un'azienda qui della zona di Roma, sopra Roma. Quindi se volete seguirmi andiamo a vedere come fare questo pane. Bene, vediamo come fare questo filone con questa farina di Senatore Cappelli. È una farina di un'azienda sopra Roma, quindi quasi a chilometro zero, rigorosamente macinata a pietra e bio. E la Senatore Cappelli si coltiva molto nel centro Italia. E qui ho il mio licoli, vedete, ho preparato il mio licoli, però prima metto in autolisi le farine perché per aiutare un pochino la lievitazione ho aggiunto soltanto 150 grammi di zero, visto che questa farina contiene meno glutine delle altre farine normali. Però se volete usarla in purezza si può fare. Ho bagnato le farine con circa il 60% di acqua e poi ho coperto e ho lasciato appunto in autolisi. L'autolisi aiuta tantissimo la lievitazione, fa sviluppare la maglia glutinica già tenendo le farine inumidite. Passato il tempo, ci verso il licoli e faccio girare all'incirca 10 minuti. Bene, lo faccio riposare un pochino dentro la ciotola unta e poi faccio un giro di pieghe in questo modo. Dopodiché lo copro con la pellicola e lo tengo 2 ore, 2 ore a temperatura ambiente. Passate le 2 ore, farò un altro giro di pieghe e lo lascio ancora all'incirca altre 2 ore, però dipende molto dalle temperature. Comunque, quando lo vedete che è aumentato di volume sotto, adesso qui ho già girato, ci sono le bollicine, si vede che è lievitato, è pronto e lo giriamo sul piano di lavoro infarinato. E qui ora farò un primo giro di pieghe. E intanto approfitto per dirvi ancora una volta che mi arrivano tantissime richieste di amicizia. Mi dovete perdonare, però il mio appunto richieste di amicizia sul mio profilo privato Facebook. Io purtroppo non ho una pagina collegata al canale, quindi non vi posso dare l'amicizia sul profilo privato. Voi capirete, siamo in 12.000, non ce la farei proprio a gestire la cosa. La pagina che avevo all'inizio quando ho aperto il canale, sì, la gestivo benino, diciamo, ma poi ho deciso di chiuderla. Intanto qui sto facendo un altro giro di pieghe. Ho deciso di chiuderla perché tra il canale, Instagram, e la pagina, non ce la facevo, sinceramente non è troppo impegno per me. Sono una nonna, non sono più giovanissima, quindi più di tanto non riesco a fare. Però se volete parlare, messaggiare con me sotto i video, potete scrivere, io vi rispondo e questo anche su Instagram. Bene, detto questo è l'ultimo giro di pieghe. Ne ho fatti soltanto due perché vedo che è ben lievitato, quindi mi fermo a 2 giri di pieghe.
Passata la mezz'oretta di riposo, mezz'ora anche 40 minuti naturalmente, questo lo valutate ad occhio, quando vedete che si adagia si può andare avanti. Passo la formatura del filone, quindi allargo e procedo in questo modo. Cerco di spingere bene per far chiudere bene per non lasciare spazi all'interno vuoti. Quindi vedete, spingo così con le mani. Ok. Piego così, piego ancora. E lo chiudo. Ok. Si può fare anche diversamente, naturalmente. Ecco qua. Il mio filone è pronto, intanto ho preparato già un cestino con la semola. Ecco qua. Io metto nel cestino, però se avete un altro modo, se volete mettere la carta forno sotto, poi alzare e mettere direttamente sulla pietra o sulla teglia, come volete. Faccio così, metto la chiusura in alto perché poi lo vado a ribaltare sulla carta forno. Copro e lo lascio 2 o 3 ore, vediamo il tempo che ci vuole. Eccolo qua, sono passate all'incirca 3 ore e mi sembra pronto, vedete, torna su piano. Quindi ho acceso il forno. La temperatura massima 250 e lo ribalto sulla carta. Dentro il forno c'è già una teglia calda, quindi posso anche far scivolare dopo con la carta forno sulla teglia, oppure se avete la pietra sulla pietra. Ma io delle volte lo metto anche a freddo, cioè a freddo nel senso la teglia senza scaldarla. E sinceramente il pane mi viene bene lo stesso, quindi la spinta ce l'ha lo stesso. Ok, ho infarinato ed ora faccio soltanto un taglio con la mia lametta. Scusatemi che se ogni tanto salta qualche sillaba, ho ancora questo programma da sistemare. Vedete quanti problemi ci sono, non è che per fare un video così si gira, si fa un video e basta, ci sono tante, tante cose da affrontare ed io faccio tutto da sola. Ecco qua, vedete il pane dopo 20 minuti si sta già alzando, tolgo il pentolino che avevo messo all'inizio per creare vapore e continuo la cottura. Eccolo qua. Ci è voluto all'incirca 45 minuti, poi ho lasciato i soliti 10 minuti a spiffero per far uscire il vapore, ho abbassato tutto il forno, tutta la temperatura. Una volta freddo ho tagliato ed eccolo qua, io direi che è venuto benissimo, c'è un buon profumo di pane buono, veramente. Bene amici. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella se volete stare sempre informati sui miei video. Lasciate un like, naturalmente, commentate e condividete. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!